Siamo con Cristina Furti, che è responsabile della società Dante Alighieri in Libano. Ecco, questo premio in Libano come nasce? La Dante Alighieri in Libano è attiva ormai da tanti anni. La missione della Dante Alighieri chiaramente promuove la lingua e la cultura italiana ed anche non solo la lettura e la scrittura. Nell'ambito di questa missione, questo è il sesto anno che promuoviamo anche il Libano in premio Alighieri. Che già dal primo anno ha avuto un grande successo. Il nostro premio in Libano è trilingue, quindi coloro che partecipano possono partecipare in italiano, in inglese o in francese, e questo ci porta ad avere una varietà di scrittura e di partecipanti veramente ampia. Quindi avere anche una connotazione più internazionale. Veramente internazionale, questa è proprio la bellezza, che ci ha portato, per esempio, l'anno scorso ad avere un vincitore, un colonnello in missione di pace con il Stil. Gli anni passati, delle persone della società, donne, insegnanti, studentesse, che con gusto e con piacere si sono cimentate con la scrittura. Quanti sono coloro che partecipano? Mediamente ne abbiamo ogni anno una cinquantina di partecipanti. Sono tantissimi. Sono tanti, per esempio, sono 4 milioni di abitanti, sono tanti, sì, ogni anno però aumentano. E è bello vedere questo entusiasmo di scrivere. Nonostante le condizioni di guerra, la situazione economica. Ma io dico, nonostante la civiltà e la velocità del telefonino e del messaggiare, che portano a riflettere più su quello che si scrive, la scrittura ha necessità di calma e di riflessione. La velocità del mezzo, che viene utilizzata per di più da giovani, da tutti noi ormai, comporta una scrittura veloce. Quindi chi partecipa. Non crea anche le condizioni di socializzare. Certo, chi partecipa a un premio letterario si cimenta la scrittura di un racconto, seppur breve, ma comunque un racconto di 5-7 pagine, ha compiuto quell'atto di riflessione, di ripiegamento, se vogliamo, su se stessi, per ritrovare se stessi e per portare la scrittura in un prodotto che è comunque un prodotto originale. Quindi tu ci vai ogni anno? No, io sono in Libano, opera in Libano e quindi sono coordinatrice anche di questo premio. Raccolgo che è un progetto. Un grande progetto perché col Premier Day in Libano raccoglie tutte le istituzioni culturali di paesi stranieri, tra cui per esempio il British Council e l'Istituto Francese insieme alla Dante Alighieri. Quindi loro coordinano con noi, sono giudici nella scelta dei racconti e quindi veramente è uno scambio culturale tra i partecipanti e l'Italia, ma è uno scambio culturale anche in sede tra paesi di culture diverse. Che c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è l'Inghilterra e ci sono tutti questi partecipanti, quindi un doppio canale di scambio. Ecco perché io trovo, non mi stanco mai perché è sempre bella una scoperta ogni volta. Il sesto anno per me è come se fosse il primo. In genere i racconti parlano di situazioni sociali oppure sono più creativi? No, naturalmente i racconti sono a vario tema. Purtroppo il tema più frequente è quello della sofferenza derivante dalle situazioni economiche e sociali del paese, quindi poi in realtà la guerra prima, la situazione dei rifugiati dopo, e poi c'è un filone che io trovo anche abbastanza ricco di racconti autobiografici, dove però c'è questa riflessione molto narcisista su se stessi, che è una forma anche di fuga dalla realtà. Quindi ci sono questi racconti che narrano questa realtà tragica, oppure questo rifugio, questo autobiografismo estremo, una forma di racchiudersi in questo pozzo per raccontare se stessi e assolutamente mettendo da parte quello che è il resto del mondo che attorno. Quindi è una forma di evasione. È una forma di evasione, sì, sì. Sono questi i tre filoni principali, quelli che io almeno ho riscontrato. Dei racconti di pura fantasia veramente non sono proprio tanti, ce ne sono certi. Per esempio il vincitore dell'anno scorso è un racconto veramente di pura fantasia. E in questi 6 anni ci sono stati alcuni che hanno cominciato a scrivere qualche libro? Devo dire che la persona per la quale il Premier Day ha fatto veramente la differenza sono state le prime due vincitrici nel 2000, oddio adesso non ricordo l'anno, comunque 6 anni fa, le quali dopo il Premier Day hanno continuato a scrivere. Poi nel caso specifico di Rima, del Fattà, il premio è stato veramente la causa di una svolta nella sua vita, perché Rima dopo il premio ha creduto in se stessa e nelle sue capacità come scrittore e quindi si è
dedicata alla scrittura non come lavoro, perché è un altro lavoro, però in maniera veramente intensa, tale da portarla a vincere per ben due volte il premio in Francia Mondor, e poi per la seconda volta per l'Engel. Quindi è una persona che coltiva la capacità di scrittura, la coltiva, oltre a fare probabilmente un master di scrittura creativa che la porterà a migliorare ulteriormente le sue possibilità. Quindi per lei veramente ci sono questa storia, il click è stato più che quell'adrenalina utile per sì. spingere. E beh, quella che spinge pure me, quella che spinge certo. me, no? Quindi motiva anche te con certo. la tua presenza. No, perché è bello vedere che siamo sentiti a qualcosa. Perché serve anche alla crescita, allo sviluppo di un territorio. Bello vedere che possiamo sì. portare un piccolo cambiamento. Che significa che la cultura ha una forte incidenza sul territorio. La cultura cambia le persone. Certo. Quindi io come autrice ne sono chiaramente orgogliosa. E ne deve essere orgoglioso tutta l'Argentina. Siamo orgogliosi tutti, una grande famiglia. Bene, ringraziamo Mariella Futti, Cristina Futti, scusa, e ci ricordiamo che il prossimo anno sicuramente ci aspettiamo più partecipazione. Siamo qui. Sì. Grazie.